Trovati amici lettori di chitarre e flat pickers, siamo nel gennaio 2012, nuovo anno, e quindi ho pensato di iniziare l'anno alla grande con un gran pezzo, uno dei miei preferiti in assoluto. Si chiama Alabama Jubilee, è un brano che ha un sacco di elementi ritmici, e ci sono tante sincopi, ci sono tanti controtempi, e quindi attenzione al senso delle pennate. E adesso magari facciamo il brano un po' lentamente, che così andiamo ad analizzarlo pezzo per pezzo. Allora, qui all'inizio partiamo con la canzone in brano di Do, quindi si comincia con bel Do e poi si va subito in La per suonare delle note di un quarto. Subito lì c'è all'inizio una sincope qui. Poi da La si passa alla diteggiatura di Re, qui siamo in Re, ok? Dei piccoli double stops, sempre con controtempo, quindi un giù, su, giù, due note di riempimento. Poi la melodia riprende e si va in Sol. Altro Sol di riempimento, e poi si chiude con una piccola frase che torna in Do. Ecco, questo è un bel lick che potete rubare e portare nei vostri assoli. Poi qui torniamo con un giro di bassi, torniamo al La. Questo è un classico. Ok? Qui si va a fare la diagonale, la famosa diagonale che lavora su note di settima. Vedete le tre posizioni? E ritmicamente queste tre posizioni sono uguali, quindi attenzione alle pennate. Ok, poi uguale. Poi andiamo in Re minore, e quindi c'è un Re minore qui, c'è un Re minore qui e c'è un Re minore all'inizio. E poi qui nella fase finale ho un po' abbandonato la melodia per andare a fare una serie di runs su... Allora iniziamo con quello di Re minore, dopo andiamo in Do. Tipico run sopra la corda di Do, poi andiamo in Mi settima, siamo qui, ok? E qui saltiamo di posizione, la diteggiatura è proprio semplice, poi andiamo in Fa, siamo qui, e quindi lavoriamo intorno a questo Fa. Facciamo un bel arpeggio, di Re settima, e poi andiamo a fare un altro arpeggio, questo è un arpeggio di Sol settima, con la nona abbassata, ma insomma, e si chiude con un classico ancora in Do. Che è un bel lick perché usa la settima bemolle anziché la sensibile, la settima, e così si chiude l'assolo. Bene, allora questo è tutto, adesso suono lo stesso arrangiamento molto lentamente, così lo sentite tutto di seguito, e un arrivederci alla prossima volta. Ciao ciao!